che, come ricordava giustamente il sindaco, qui abbiamo proprio un esempio classico di quello che è stato il movimento futurista in Italia, proprio Palazzo Mazzoni è il chiaro esempio. E onestamente, quando abbiamo avuto la richiesta, no, di poter installare, fare programmare questo spettacolo all'interno dell'ufficio postale, visto che il futurismo in pratica rompeva, cioè, con gli schemi della cultura dell'epoca, no, anche la richiesta ci è sembrata anche come rompere determinati schemi, perché trovare un palcoscenico all'interno di un edificio pubblico è cosa, non è cosa di tutti i giorni, per cui è una scelta, se vogliamo, futurista. Ecco, quindi siamo stati piacevolmente sorpresi e favorevoli ad aderire a questa richiesta dello spettacolo. C'è un piccolo neo di quel palazzo che è bellissimo, no? I mosaici poi sono stupendi, straordinari, no? Ci presentiamo con una veste che forse meritava una veste migliore, perché purtroppo ci sono dei gesti vandalici, no? Che ne deturpano, diciamo così, l'immagine esteriore. Però abbiamo qualche novità che oggi la diciamo così in forma ufficiale, quindi pensiamo di fare cosa gradita al sindaco e al sindaco e anche alla città, perché noi riteniamo che sono risorse queste qua da condividere, da vivere, no? E da tutelare, ecco, perché poi il messaggio, dopo quello che ci dirà la dottoressa Musto, sarà quello di fare un'azione conservativa di educazione, perché queste risorse vanno mantenute per le future generazioni. Marisa. Okay. Allora, subito la buona notizia. La buona notizia è questa, che sta per essere inserita in questi giorni una gara telematica per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione sia della facciata che del layout dell'ufficio. I lavori inizieranno quasi certamente agli inizi di aprile, perché la ditta c'è già 4 giorni per terminare i lavori e termineranno entro il 30 di ottobre. L'ufficio, proprio per consentire questi lavori sia all'interno che all'esterno, sarà chiuso dagli ultimi 4 giorni del mese di aprile e riaprirà per consentire proprio di spostare le linee telematiche e spostare tutte le postazioni di lavoro che abbiamo di sopra. Quindi sposteremo una parte della sportelleria laddove c'è l'attuale CRAL, no? Guardando la facciata a destra, sulle scale a destra, e un'altra parte sulla parte laterale su via Massimo D'Azeglio. Quindi per consentire questi lavori purtroppo chiuderemo 4 giorni l'ufficio, ma potenzieremo gli altri uffici della città, questo sicuramente. Questo è il regalo di Poste Italiane, anche grazie. Era una promessa, promessa mantenuta al sindaco da parte del presidente. E non voglio anticipare, ma poi insomma ci saranno altre notizie. Allora, non voglio anticipare. Possiamo collegare a questo l'anticipazione di un'altra, come dire, notizia che si collega bene, anzi si sposa molto con questa, che poi faremo una conferenza stampa tra pochi giorni per dare un quadro completo. Ma diciamo che abbiamo ottenuto anche dei finanziamenti per la qualificazione di tutta Piazza Verdi, per cui ci sarà un conto nuovo con il Palazzo Mazzoni restaurato, riqualificato, e una piazza portata agli splendori che merita, è una piazza ampissima. Esatto. Non mi chiedete di far fuori il progetto di segare tutti. Mi seguo io personalmente. Sono prenotato con il noleggiatore delle sedie elettriche e ti voglio buttare giù io. Quei pini sono uno scandalo. Sono uno scandalo perché rompono la prospettiva di Via Chiolta. Quando hanno fatto questa città c'era un pensiero che poi è stato compromesso da tanti piccoli cattivi interventi. In Piazza Verdi c'era il Politeama, che rappresentava la città civile, che guardava la città militare, esattamente all'opposto, e le prospettive in una città ortogonale come questa, perché è tutta quadrata, una città torinese, non si interrompono, sono già stati fatti degli errori.
Via 24 Maggio e poi anche Corso Cavour, perché comunque quella cosa che abbiamo messo lì è una linea che interrompe una delle prospettive più interessanti, però, che sono i capitali, e i pini di Piazza Verdi secondo me sono una stupidaggine fatta negli anni 50, come tutta la pinizzazione di questa città. La pinizzazione di questa città è una cosa sbagliata, i pini sono un'essenza di scarsa qualità, cioè, se vuoi ti faccio un però adesso non è il caso